finalmente la bella stagione. Le giornate si allungano e soprattutto fa caldo. E riprendono i corsi di fotografia creativa on the road. Si tratta di una giornata di fotografia full immersion per fotografi alle prime armi che vogliono migliorare la propria tecnica fotografica. Deciso il giorno, dedicheremo le prime ore allo studio, alla conoscenza dell'esposimetro della nostra macchina fotografica, perché è proprio da lì che noi troveremo lo spunto, l'esposizione di partenza per andare a creare poi le foto che sentiamo dentro. La fotografia deve nascere prima dentro. L'esposimetro la deve interpretare, la deve materializzare, un po' come diceva Van Gogh. Van Gogh diceva che lui sognava i suoi dipinti e poi dipingeva i suoi sogni. Questo è un po' l'approccio anche che bisogna portare nella fotografia. Ecco perché in questa giornata ci divertiremo a fotografare impostando la nostra fotocamera in modalità manuale. Attenzione, gli automatismi, cioè utilizzare la macchina in maniera automatica può essere molto utile, ma gli automatismi, gli algoritmi, come li volete chiamare, hanno un grande limite. Non potranno mai interpretare le nostre emozioni. Per fare quello dobbiamo per forza impostare, utilizzare la macchina fotografica in maniera manuale. Dopo vi accorgerete anche che potrete usare gli automatismi, ma in maniera molto più creativa. Ho scelto come location Trastevere, perché Trastevere ci offrirà molti spunti differenti di luce, alte luci e basse luci. Penso che sia proprio la location, lo studio ideale per questo corso di fotografia creativa. Insomma, una giornata di fotografia io definirei all style. Che significa all style? Un po' la fotografia che si faceva ai tempi dell'analogico, quando si utilizzavano le pellicole e non c'erano tutte le semplificazioni che ci offre oggi il digitale. Ma altra cosa importante voglio dirvi è che la macchina fotografica è un po' una chiave che può aprire delle porte veramente misteriose. E impareremo quindi ad utilizzare anche la nostra empatia. Cercheremo di conoscere delle persone, chiedere gentilmente il permesso per entrare dentro un laboratorio, dentro un negozio, per fare le foto che noi vogliamo veramente sentire dentro. Il corso è per singoli, ma anche per gruppi, massimo 5 persone. Per gli amanti delle due ruote si possono organizzare corsi in bicicletta. E basta che mi contattate e ci organizziamo. Questi sono i miei recapiti e vi aspetto. È tornata l'estate, è tornato il caldo e sono tornati i corsi di fotografia creativa.